con l'arte puttana, come un fuoco gentile le sue donne. Bisogna isolarla, senza paura, sparando. È puttana, una pazza, comunista, come un fuoco nelle lotte, senza paura. Bisogna isolarla, è una pazza, l'arte puttana. A Caltagirone è andato in scena presso l'Auditorium San Francesco lo spettacolo dal titolo Di Concetta le sue donne, tratto dall'omonimo romanzo di Maria Attanasio, poetessa e scrittrice. Presente in sala tra il pubblico, ha seguito con grande emozione lo spettacolo. Non me l'aspettavo, la bellezza della messicina della mia opera, nel senso che normalmente c'è sempre uno scarto, no? Tra le due cose. Invece lo spettacolo è riuscito esattamente a cogliere lo spirito. Diciamo è il senso del testo, no? Del racconto di questa donna di Caltagirone che si chiama Concetta La Ferla, con cui siamo state amiche e nello stesso tempo militanti nello stesso partito politico. Quanto di attuale a Concetta? Secondo me più che mai attuale Concetta, e ce ne fossero di Concette oggi e anche di Concetti volendo. Era primavera di pomeriggio e cominciai a parlare. Non ero preparata e non c'era tempo di coordinare tutto quello che dovevo dire, ma dalla bocca cominciarono ad uscire tutte quelle parole che per troppo tempo avevo nascosto nel mio cuore. Le rincuorai a quelle donne dei loro mariti e dei figli persi in guerra e del futuro, che era venuto il tempo del comunismo e che noi donne ce l'avevamo svegliata e nessuno più ci poteva fare addormentare. La compagna di Catania si riprese, si invogliò, riattaccò e la pausa. Lo spettacolo è stato prodotto dall'Associazione Teatrale Nave Argo con la collaborazione del Teatro dell'Orca. Per anni impegnati nella produzione teatrale per l'infanzia, con quest'opera ritornano, come spiega lo stesso presidente, a produrre uno spettacolo destinato a un pubblico adulto. Dopo tanti anni finalmente torniamo a produrre appunto uno spettacolo per adulti e lo facciamo lietamente da un libro appunto di Maria Attanasio, così come desideravamo da tanti anni. E adesso speriamo di poter rappresentare questo spettacolo in altri contesti diversi, non solo in Sicilia ma anche nel resto d'Italia e probabilmente anche con una partecipazione a un festival all'estero. Guardandoci negli occhi, per 6 anni ci siamo corteggiati solo politicamente, di assemblea in assemblea, di campagna elettorale in campagna elettorale. Nel 45, alla fine del comizio, lui con gli occhi si fa le somme. Poi nel 46, alla fine di un altro comizio, io con una forte stretta di mano gli palesai la mia simpatia. Ma fu nel 48, quando grande era stata la lotta contro i culicacchiatti, che diventò sempre più chiaro e grande il nostro rapporto d'occhi e di politica. Una scenografia semplice in perfetta linea con il personaggio di Concetta, per non far distogliere lo sguardo da altro se non dalle parole e dai gesti della protagonista. Sul palco spicca il rosso dei fazzoletti e delle bandiere, il rosso del Partito Comunista. Concetta non era una donna qualunque, la sua storia non è una storia qualunque. Cettina era sanguigna, riverente e controcorrente. Sul palco la vita di Concetta che si racconta alla compagna Maria, dall'impegno politico al rapporto col padre, alle lotte con e a fianco alle altre donne. Il grande amore della sua vita e infine la vecchiaia, tutto in un crescendo di emozioni. Il personaggio di Cettina è già di suo un personaggio da epica popolare, cioè era già lì, cioè sembrava proprio uscire dalle pagine del libro. La cosa che noi abbiamo operato come scelta di costruzione di spettacolo, quindi di intervento registico, è stata il voler mantenere in qualche modo la presenza di Maria come scrittrice. Sul palcoscenico l'attrice Rita Salonia nei panni di Cettina, accompagnata dalla musicista polistrumentista sarda Nicoletta Fiorina. Le caratteristiche e la peculiarità di Concetta sono delle peculiarità che io aspirerei di trovare nelle persone, quindi forse è stato più la speranza di trovare quella forza, quella capacità di trascinare un popolo, che mi hanno dato la possibilità, insomma, di capire come fosse questo personaggio. Poi il libro è scritto talmente bene, Maria Attanasio è riuscita a riportare proprio l'anima, minuziosamente quello che era l'anima
l'anima di Concetta, che già il modo in cui è scritto dà all'attore la possibilità di essere dentro quella cosa. Poi c'è un po' di, magari un po' della mia sanguignità che in qualche modo mi aiuta. Mentre vedevo Rita che recitava, venivano fuori tutte queste composizioni che avete sentito. E anche se alcuni brani non sono miei, c'è un brano di Pino Veneziano, un poeta popolare di Serinunte, e un altro è un brano antico, Il primo amore non si scorda mai. Poi tutti gli altri effetti sonori li abbiamo realizzati così spontaneamente. Poi riprendono sempre il tessuto da cui comunque nasce questa bellissima storia di vita. Concetta può essere un esempio per le nuove generazioni? Concetta è un esempio per le nuove generazioni. Un po' il problema forse attuale è che manca quel popolo che Concetta invece aveva a disposizione. Gli italiani sono cambiati moltissimo. Però noi dobbiamo sperare che tanti di questi personaggi che vengono fatti emergere così grazie alla letteratura e grazie al teatro siano lo spunto per aiutare i giovani, qualcuno che vuole rimboccarsi le maniche e ricostruire questa nostra Italia che insomma ormai è arrivata.